Salve a tutti, io prima di tutto vi ringrazio di essere qui e ringrazio Antonio, Patrizia e tutti gli altri che ci hanno dato una mano oggi, che ci hanno aiutato a capire che cosa i partiti e le forze politiche tradizionali vogliono fare della sanità pubblica in Italia, perché a me è sembrato di fare un viaggio nel futuro della sanità pubblica. Vi posso assicurare che non mi piace per niente, perché non esiste più la sanità pubblica in questo momento, soprattutto in questa regione. Lo dico senza voler entrare nei dettagli e nei particolari, perché le persone sedute a questo tavolo ne sanno molto più di me. Però vi dico che come istituzione, come cittadino, ho visitato un ospedale, una struttura ospedaliera, dove praticamente mi hanno spiegato che loro sono in una struttura che ha 40 anni e un po' più avanti c'è una struttura costruita con i soldi sempre nostri, dei contribuenti, del 2001-2002, quindi che ha circa 15 anni e che è stata di fatto regalata ad una clinica privata, di fatto regalata ad una struttura privata, una struttura che si prepara e si candida a sostituire la sanità pubblica in Italia. Ho visitato in Molise, ho visitato una borsia, diversi reparti dove dei suppellettili, i mobili li comprano le associazioni di volontariato, dove ormai non ci sono più primari ma tutti facenti funzioni, e dove ci hanno detto che due dei reparti d'eccellenza di questa struttura ospedaliera, che va avanti non grazie agli sforzi della politica regionale, ma grazie agli sforzi di chi ci lavora dentro, che a volte è sottodimensionato di personale anche del 50%, oltre il 50% del fabbisogno del personale, quindi poi è normale che ci siano lentezze nelle varie richieste che ci sono da parte dei pazienti, da parte dei cittadini. Ebbene, queste strutture, questi reparti verranno totalmente dismessi, a quanto si dice in questo momento, verranno regalati, perché non si dice affidati in questo caso, si dice regalati a strutture private che si prenderanno a costo zero il miglior business e lasceranno alla sanità pubblica il peggiore, i servizi peggiori, che poi si dovranno affrontare sempre con personale sottodimensionato e strumentazioni sempre meno efficienti. Allora, qui c'è un problema prima di tutto di conoscenza della Costituzione. Lo diceva prima la persona che è intervenuta, diceva chiaramente: la Costituzione ci dice che la sanità è pubblica. Chi sta lavorando per una sanità privata, prima ancora di star facendo una cosa immorale, sta facendo una cosa incostituzionale. Soltanto che, siccome in questo paese abbiamo e hanno soprattutto imparato facilmente ad aggirare tutti i principi costituzionali ad ogni livello, a partire dai cosiddetti diritti acquisiti, che valgono per loro, per i loro vitalizi, ma non valgono quando devono fare la legge Fornero o devono fare tanti altri provvedimenti che vengono fatti. Soprattutto sulla sanità pubblica si sta stabilendo un principio pericoloso, perché la sanità privata può anche andar bene nella misura in cui, per un tetto massimo di percentuale, è complementare a quella pubblica. Cioè, noi abbiamo dei problemi con quella pubblica e allora, non potendo affrontare immediatamente il fabbisogno con altre strutture, affidiamo una parte di quei servizi ad una struttura privata. Quando invece tu dici che dismetti interi reparti, dismetti intere strutture e l'unica che darà quel servizio di sanitario pubblico sarà un privato, stai cominciando a mettere al centro della sanità e del servizio sanitario non più il bene comune ma il business. Cioè, stiamo dicendo che se è una, e faccio un esempio parlandone senza saperne leggere né scrivere, se è una la struttura in Molise o in questa provincia che si occupa di chemioterapie, e quella struttura che fa business su questo, perché è un privato, fa business su questi servizi, ad un certo punto non ci rientra più con i farmaci chemioterapici, non c'è più alternativa per quel genere di servizio in quella zona o addirittura in quella regione.
E qui si sta asserendo proprio questo, la sostituzione di interi servizi di sanità pubblica con interi servizi di sanità privata. E questo è molto pericoloso. È pericoloso, ovviamente non ci scandalizza più di tanto. Non ci scandalizza più di tanto perché ormai ci hanno abituato sempre a superare le nostre peggiori aspettative. In ogni campo in cui operano, sono sempre capaci di superare anche la peggiore delle nostre previsioni e quindi veramente meravigliarci in negativo, a tal punto che noi ci allontaniamo totalmente poi dall'operato delle istituzioni. Io lo dico sempre, se non esistesse oggi il Movimento 5 Stelle, probabilmente tutte le persone che credono in questo progetto, milioni e milioni di cittadini italiani, o non andrebbero più a votare oppure starebbero con i forconi in mano sotto Palazzo Chigi a chiedere i propri diritti. E questo in ognuno dei due casi, secondo me, non è la soluzione che dobbiamo augurarci, quantomeno non in questa fase storica in cui noi crediamo ancora che entrando nelle istituzioni e portando persone che rispettano il mandato dei cittadini italiani possiamo essere in grado di invertire questo processo. Ed è qui che io a questo punto voglio arrivare, perché della sanità, siamo l'Isana, che del sistema sanitario nazionale se ne parlerà dopo. Io voglio dirvi un paio di cose su questo paese, come possiamo invertire la rotta di quello che ci sta capitando, facendovi degli esempi concreti di quello che facciamo noi e di quello che fanno loro. Il mantra, lo slogan che utilizzano di più, che di più populistico non c'è, è: non ci sono soldi e quindi dobbiamo fare una serie di cose perché non abbiamo alternativa. Allora, dobbiamo partire da un presupposto: chi dice che ci sono i soldi deve anche trovarli e deve dimostrare dove andarli a prendere. E questo lo dico prima di tutto a me e al Movimento 5 Stelle. Quindi, quando noi siamo entrati in Parlamento, come quando Antonio, come quando tanti altri consiglieri regionali sono entrati nei consigli regionali di tutta Italia, così i nostri sindaci, i nostri consiglieri comunali, hanno dovuto per forza rispettare questo principio, perché si chiama e significa credibilità. Allora, noi siamo entrati in Parlamento 3 anni fa, io, Andrea e gli altri parlamentari. La prima cosa, il primo problema che ci siamo posti è stato: dobbiamo rispettare gli impegni che immediatamente possiamo rispettare con i cittadini. Quelli che abbiamo promesso e che possiamo realizzare in questo momento, li dobbiamo rispettare. Allora c'era una prima cosa da fare: rinunciare ai rimborsi elettorali. Il Movimento 5 Stelle aveva diritto a 42 milioni di euro di rimborsi elettorali. Non li abbiamo mai presi e nonostante questo riusciamo ad essere la prima forza di opposizione del paese, riusciamo a fare attività come queste, anzi lo facciamo con più posizioni e più forza, perché anche eventi come questi si fondano sul volontariato di tanti attivisti, di tanti cittadini che ringraziamo, a cui facciamo un applauso perché sono le persone che organizzano tutto questo. Avessero tutti questo problema. Noi vi avevamo promesso che ci saremmo dimezzati gli stipendi. In realtà noi ci dimezziamo l'indennità, restituiamo anche i rimborsi e rinunciamo a tutte quelle che sono le indennità aggiuntive. Avevamo un problema: come capitalizzare questi soldi, nel senso come renderli veramente produttivi per i cittadini italiani, perché restituirli esclusivamente e dire di averli restituiti, vi dico con molta franchezza, non avrebbe senso. Certo, avrebbe un valore simbolico, ma se i parlamentari della Repubblica del Movimento 5 Stelle in 3 anni, e noi lo sapevamo già perché avevamo fatto le proiezioni, hanno restituito 15 milioni di euro ad oggi di stipendi non presi, non incassati, dovevamo anche trovare il modo per far funzionare questi 15 milioni di euro al meglio e rendere dei servizi ai cittadini. Ci siamo inventati uno strumento a cui hanno messo i bastoni tra le ruote in ogni modo, che è il microcredito, e abbiamo fatto una cosa molto semplice. Abbiamo detto: come facciamo a creare lavoro in questo paese? Lo creiamo se diamo la possibilità a chi vuole oggi, ha un'idea, vuole aprire un'impresa, vuole aprire un esercizio commerciale, vuole aprire uno studio professionale e non ha i soldi,
noi gli diamo la possibilità di accedere ad un credito senza garanzie reali, perché se avesse avuto le garanzie reali sarebbe andato in banca e avrebbe fatto un prestito con garanzie reali. E ci siamo inventati il microcredito. Ora siamo ad un anno dalla presentazione del progetto e a 6 mesi dall'avvio del progetto. Il 31 agosto è iniziata l'erogazione dei soldi che entrano nel conto corrente mio e di Andrea ogni mese. Noi facciamo un bonifico e li mettiamo su un fondo del Ministero, quindi non scegliamo come utilizzarli. Quei soldi vanno ad un sistema fatto per legge che eroga 25 o 35 mila euro a chi vuole aprire un'impresa in Italia. In 6 mesi sono partite 1200 imprese in Italia e 2400 posti di lavoro per anni. Risolvono il problema dell'Italia? No. Non credo che con 2400 posti di lavoro e 1200 imprese abbiamo risolto i problemi dell'Italia, ma vi stiamo raccontando un'idea di governo in cui escono fuori 15 milioni di euro solo facendo dimezzare lo stipendio a 130 parlamentari della Repubblica. È vero, stiamo dicendo che se facessero così i 900 consiglieri regionali italiani, se facessero così i quasi 1000 parlamentari italiani, anche i parlamentari europei italiani e tante altre figure politiche di questo paese, probabilmente invece di 15 milioni oggi avremo 5-6 miliardi di euro con cui tu cominci a fare una seria politica. Per esempio, ne parlavamo prima e lo dicevo prima, sulla riduzione della spesa sanitaria, perché ci dicono tutti che la sanità costa molto, costa troppo e quindi la dobbiamo privatizzare. Fermo restando che privatizzare oggi il servizio, come lo dicono questi signori, significa che tu prendi i soldi pubblici e li dai ad un privato per fargli fare dei servizi che faceva prima il pubblico. Quindi è una linea che va, questa storia che è privato, quindi a me sta bene perché funziona, perché fa business e quindi ha interessi. Queste sono tutte, ditemi un servizio privatizzato in questo paese che è diventato più efficiente. Acqua, trasporti, hanno privatizzato tutto in questi anni e non mi risulta che ce ne sia uno solo più efficiente di prima, anzi, proprio perché si fa business, tutti quei pochi ricavi che riescono a prendere li sottraggono agli investimenti per migliorare il servizio. Ma ritornando a quello che dicevamo prima, oggi tu, se riesci ad avere un tesoretto di 5-6 miliardi, tu fai per la riduzione della spesa sanitaria un investimento dello Stato sulle politiche di prevenzione. Parlare di abbassamento della spesa sanitaria non significa tagliare i reparti, significa fare educazione alimentare nelle scuole, ridurre le polveri sottili nelle città, cominciare una seria educazione allo sport fino alle scuole, per abbassare i rischi che il cittadino diventi un paziente. Ed è questa dovrebbe essere la mission statale. Invece oggi, siccome l'accoglienza dei migranti è diventato un business, la sanità è diventato un business, la burocrazia è diventato un business di tangenti, questi capisaldi qui non si possono toccare, non si possono efficientare. Una seria lotta alla corruzione in Italia, che ci costa 10 miliardi di euro all'anno, non la farà mai chi si nutre della corruzione. Oggi noi abbiamo un problema enorme in questo paese, che è un problema culturale della politica, l'idea di voler andare a legiferare in ogni angolo della nostra società, sulle olive, su quanto deve essere grande questo bicchiere, ti devono legiferare su tutto, su tutto. Allora che cosa abbiamo creato? Che cosa abbiamo creato? Una tale stratificazione di leggi che hanno creato la burocrazia. La burocrazia non è il burocrate, ma chi gli ha dato quel potere, e chi gli ha dato quel potere è chi si è messo in testa che doveva fare leggi su leggi su leggi, perché prima di tutto si riteneva un tuttologo che sapeva tutto lui, quello che in Parlamento sta da 30 anni a cui non puoi dire niente, perché se ci proviamo a dire guarda la cosa si potrebbe fare così, ma io sto qui da 30 anni, so tutto, tu sei appena arrivato, vabbè, si sono visti i risultati negli ultimi 30 anni del tuo lavoro. Che noi per combattere la corruzione in questo paese forse dovremmo cominciare a fare leggi che eliminano le leggi,
dovremmo cominciare a semplificare il nostro sistema normativo. Io sono dell'idea che il Parlamento oggi si dovrebbe fermare un attimo e cominciare a fare testi unici che riordinano le materie, perché oggi molti magari saranno professionisti qui. Se tu vuoi affrontare un problema non sai neanche più qual è la legge che gli fa riferimento, ed è logico che poi in un ufficio della regione, del comune o di un ministero trovi quello che, sapendo maneggiare tutto questo groviglio di leggi, ha un potere così grande che a volte se lo vende attraverso una tangente. È questo un modello di risoluzione dei problemi? Ma secondo voi oggi noi possiamo mai sperare, io, Antonio, Andrea, tutti quanti gli altri, che chi sta al governo degli enti in cui noi siamo, quindi chi sta a Palazzo Chigi, chi sta alla regione Molise, chi sta alla regione Campania, possiamo mai pensare che risolva il problema quando è quello che l'ha creato il problema? Il Movimento 5 Stelle nasce da questo problema. Quando a volte ci dicono voi non volete dialogare con nessuno, a parte che noi avremmo voluto avere il piacere di dialogare di più con le altre forze politiche se ce ne fosse stata un'occasione, ovvero quella di fare qualche legge giusta per questo paese, ma se loro ci chiedono di dialogare su leggi con cui si spartiscono i rimborsi elettorali, fanno finte leggi anticorruzioni, fanno provvedimenti con cui bloccano i fondi ai familiari delle vittime delle mafie, l'ho scoperto ieri in un'interrogazione che ho fatto ieri alla Camera, tutto questo, noi su tutto questo non siamo disponibili a dialogare. Questo movimento è nato perché ad un certo punto del paese abbiamo capito, della storia di questo paese, abbiamo capito che chi aveva creato i problemi non poteva risolverli perché se ne nutriva. Prima mi chiedevano delle elezioni amministrative. Roma è una città che perde 1.200.000.000 di euro all'anno. Perde significa che ha praticamente un business di spreco che è due volte la spesa sanitaria del Molise, è corretto? Due volte la spesa sanitaria del Molise, solo la vostra spesa sanitaria è la metà dei soli sprechi e privilegi del comune di Roma. Immaginate di che grandezze stiamo parlando. Ora, come l'abbiamo scoperto noi questo? L'abbiamo scoperto perché abbiamo fatto una commissione presieduta da un nostro consigliere comunale che era appena arrivato in Campidoglio, che si chiama Daniele Froggia, che ha fatto una commissione che si chiama Commissione di Revisione della Spesa, si è messo con i bilanci in mano e ha cominciato a capire dove perdeva il secchio e ha trovato sedi dei partiti che non pagavano l'affitto, immobili che non pagavano gli affitti, abbiamo trovato auto blu ad ogni consigliere comunale, in Parlamento i deputati non hanno un auto blu a testa, al Campidoglio hanno un auto blu a testa i consiglieri comunali. Allora quando tu vedi tutta questa spesa vedi anche chi sono i responsabili, soprattutto gli appalti non aggiudicati per gara fanno un danno alle casse pubbliche enorme. Perché? Perché la gara, infatti, si chiama gara perché competiamo, ovviamente con tutte le distorsioni del caso, c'è una competizione tra imprese a chi crea il miglior rapporto qualità-prezzo. Se invece tu la dai in affidamento diretto non crei l'abbassamento del prezzo e crei più sprechi. Ora, se voi andate a vedere 1.200.000.000 di euro di sprechi del Comune di Roma, ci trovate i partiti che l'hanno governato, quelli che se ne nutrono. E allora oggi noi abbiamo una grande occasione, visto che si va a votare in queste grandi città, che i cittadini ormai hanno capito che chi si nutre di quella roba non potrà mai tagliarla, perché è come tagliarsi le gambe, non lo farà mai. E secondo, però, noi abbiamo capito che se gli togliamo quelle città, gli togliamo la benzina per andare avanti. Ed è per questo che oggi stiamo puntando fortemente su queste grandi città. Pensate, Torino è nella Fondazione San Paolo, che è quella di Intesa San Paolo. Qui stiamo parlando di una serie di equilibri che ovviamente loro temono di perdere, una serie di interessi che temono di perdere e per i quali noi stiamo assistendo ad un atteggiamento vergognoso della RAI e della stampa nazionale verso il Movimento 5 Stelle, che ultimamente sembra che tutte le colpe le abbia il Movimento 5 Stelle, anche dei guai che fanno gli altri. Ieri ad un master del Sole 24 Ore c'era una studentessa che poi in realtà
era una professionista, io stavo tenendo uno speech su, sulle funzioni del Parlamento, e mi dice: ma se Verdini è nella maggioranza è colpa vostra. Ho detto: guarda, le avevo sentite tutte, ma anche questa non l'avevo ancora sentita. Ora, per ritornare un po' a bomba sul tema di cui stiamo parlando, qui non c'è un dibattito tra sanità pubblica e sanità privata, qui c'è un conflitto di interessi grande quanto una regione. Chi finanzia le campagne elettorali dei governi regionali o chi gli porta pacchetti da decine di migliaia di voti, il giorno dopo le elezioni batte cassa, e in questo caso, in questa regione, batte cassa per avere in affidamento a strutture private servizi della sanità pubblica. Io dopo 3 anni in Parlamento, quindi non ci ho messo poco ma neanche tantissimo per capirlo, vi posso assicurare che questo meccanismo è un meccanismo che potete applicare anche al problema della buca sotto casa vostra. È sempre lo stesso, c'è un interesse del politico ad aggiudicarsi la poltrona e a non arrivarci con i metodi normali, che dovrebbero essere questi: io parlo ad una platea, la platea magari mi fa delle domande, io rispondo, se alla platea piaccio mi vota, se alla platea non piaccio non mi vota, se per piace questo progetto alla platea può anche partecipare la cittadinanza a questo progetto. Non è più così, la normalità è diventata un'altra. Io devo arrivare a quella poltrona, ho capito che i voti non sono per forza consenso e allora me li vado a racimolare in un altro modo. E allora nasce Mafia Capitale. Dove finivano i soldi di Mafia Capitale? Finivano nelle casse delle campagne elettorali del Partito Democratico e di Forza Italia. Dove finivano i soldi e i voti della Camorra a Casamatore, che abbiamo visto qualche giorno fa? Sia dall'uno che dall'altra parte. Poi queste persone vengono a battere cassa e creano dei sistemi che sono irreversibili finché resterà al potere colui che se ne è nutrito, come l'immigrazione. Guardate, qui il tema è che ci hanno fatto scannare per anni sul fatto che il nemico era l'immigrato. Il nemico è il business sull'immigrazione che ha creato in tutti questi anni poi tutte le distorsioni. Perché se in questo paese arrivano centinaia di migliaia di migranti e a gestirlo sono delle onlus, delle associazioni o delle società private che nascono il giorno prima che vengano assegnati 50 migranti a quella struttura e prendono quelle associazioni, non i migranti, 38 euro al giorno e danno servizi per 10 euro e se ne intascano 28, è chiaro che poi non hanno tutti quei servizi da dare che sono soldi della Comunità Europea per garantire che quella persona non perda la testa, che non si vada ad affiliare alle criminalità organizzate e non cominci a delinquere. Per non parlare poi del fatto che se tu crei, per esempio a Mineo in Sicilia, un CARA, un centro d'accoglienza da 5.000 persone in un comune di 3.000 abitanti, crei una pentola a pressione che è destinata ad esplodere. Ma perché si è fatto tutto questo? Per colpa di un regolamento che si chiama Regolamento di Dublino, che è stato firmato dal PD e confermato da Berlusconi in tutti questi anni, che dice che ogni migrante che mette piede nella nostra nazione è a carico della nazione su cui ha messo piede. Cioè, noi siamo alla frontiera di Schengen, alla frontiera dell'Unione Europea. Tutti i migranti che arrivano sono persone di cui ci dobbiamo sobbarcare noi per guerre o disordini in quelle regioni come la Libia e la Siria, che hanno scatenato anche paesi come la Francia, come gli Stati Uniti quando sono andati a guerra. Perché non si è fatta invece una cosa molto più semplice, che era la modifica del regolamento di Dublino, in cui dici: guardate, in Italia arrivano 10 migranti, 9, 7 ve li prendete voi, altri 27 paesi dell'Unione Europea, e noi ce ne teniamo i rimanenti, che abbiamo più velocità ad identificare e a capire se devono essere rimpatriati o devono avere il diritto d'asilo. Perché questo ha permesso il business. Oggi si stanno costruendo, Angelino Alfano sta costruendo in Italia gli hub europei per i migranti, ne sta costruendo sicuramente uno ad Augusta e uno a Civitavecchia. Sono hub che dicono: no, sono solo di 300 persone, perché questi sono hub momentanei. I migranti arrivano perché sbarcano in Italia, oppure arrivano in Italia per altri modi, in altri mezzi, poi restano temporaneamente lì e poi li distribuiamo negli altri paesi. Non è vero, perché il regolamento di Dublino non è mai stato cambiato.
non è mai stato modificato, e quindi noi ci ritroveremo con hub, cioè centri di accoglienza, che avranno 300 all'inizio, ma diventeranno sempre di più perché non c'è il flusso di distribuzione verso gli altri paesi. Ma questa non è incompetenza. Qui, se qualcuno pensa che il problema è l'incompetenza dei politici, guardate che gli state dando un alibi enorme. Questi non sono incompetenti, questi sono diabolici e hanno un piano ben preciso. Vale per questa regione, vale per la sanità, come vale per macro problemi, come quello dell'immigrazione che vi ho appena descritto. Allora, in mezzo ci siamo noi. Che cosa proveremo a fare? Poi dopo magari Andrea te lo spiegherà meglio. Noi vogliamo portare in aula il governo italiano a riferire sulla situazione della sanità a Molisano. Vogliamo che questo Frankenstein della sanità che stanno creando qui debba avere risvolti nazionali, perché non sappiamo neanche se è lecito quello che stanno per fare. Per esempio il Cardarelli lo metteranno in una struttura privata in cui c'è un'altra struttura privata e gli diranno di stare insieme cedendo una parte dei reparti a quelli del... Esatto, l'hai detto. E per dire, per mettervi la carta sulla parte, detto la parola magica, che non è Don Patriciello il prete che si occupa della riforma. Allora, quindi io concludo, poi magari dopo ne parliamo, rispondo a qualche domanda, quindi possiamo approfondire ancora di più. Vi prego anche di rimanere perché dopo abbiamo modo di confrontarci, che magari è la parte più bella. Mi avvio alla conclusione dicendovi soltanto un paio di cose. Noi siamo convinti che riusciamo di riuscire ad invertire la rotta in questo paese perché abbiamo trovato i soldi. Cioè all'interno del bilancio dello Stato abbiamo così tanti soldi di sprechi, come a Roma c'è 1 miliardo che noi possiamo reinvestire se i cittadini romani vorranno mandarci a governare la città di Roma con Virginia Raggi, loro avranno la possibilità, i nostri consiglieri e la nostra giunta, di prendere quel 1 miliardo di euro per step, eliminarlo perché sono sprechi e reinvestirlo in pulizia, in trasporti della città, in asili nido. Roma o l'Italia in generale forse è l'unico paese europeo in cui affrontare il problema delle buche delle strade o dei trasporti è un problema epocale, una missione epocale. Dovrebbe essere una cosa semplice, si chiama manutenzione, si chiama investimenti in spesa corrente, tutte cose che abbiamo dimenticato perché i soldi andavano da un'altra parte. Se voi ci darete l'occasione, sia a livello nazionale che regionale appena capiterà, di mandarli a casa, noi proveremo a dimostrarvi, con tutti gli sbagli che potremo commettere, per carità, proveremo a dimostrarvi una cosa, che l'unico modo per cambiare le cose è portare al governo chi con i problemi di questo paese non ha nulla a che fare, non è stato complice dei disastri di questo paese. Servirà competenza? Sì, servirà competenza. Serviranno capacità? Sì, serviranno capacità, le troveremo, ci sono già, siamo da 3 anni in Parlamento come siamo da tanti anni in questa regione, abbiamo conosciuto la macchina, ma io vi posso assicurare che la risoluzione dei problemi politici, quando hai persone libere di agire al governo, è molto più semplice, che le cose che stanno avendo prima di noi. Io ho fatto approvare come deputato, ma questo tanti altri deputati del Movimento 5 Stelle, dei provvedimenti che erano fatti di 3 righe, non erano neanche delle leggi, erano degli emendamenti, avevano 3 righe. Qualcuno lo ricorderà, per esempio, la cosa degli affitti d'oro, no? Della Camera dei Deputati. Quando arrivavamo alla Camera trovavamo 30 milioni di euro di affitti d'oro che venivano pagati ogni anno per palazzi che valevano 5, 6, 7 milioni di euro una volta, non ogni anno dal 1998 ad oggi. Ci dissero, quando noi aprimo i bilanci della Camera e vedemmo questa spesa, ci dissero: guardate, non si possono eliminare queste spese perché i contratti firmati dall'allora Presidente della Camera Violante non hanno clausola di recesso e quindi dobbiamo aspettare il 2018 per dare questi 30 milioni di euro ogni anno a un certo Scarpellini, che era un prenditore, non un imprenditore romano, a cui la Corte dei Conti ha contestato anche un'evasione di IVA di 10 milioni di euro. Quindi questi non solo prendevano tutti questi soldi, non solo
qual è il punto? Che quando ti dicono che le cose non si possono fare è perché in realtà le proteggono dei loro interessi. Io l'ho capito, quando vedi che ti dicono guarda Presidente, questa cosa non si può fare, io lì capisco che se vado ad approfondire trovo la soluzione. Sempre funziona così lì dentro, non so in regione qui, ma lì funziona così. Il nostro collega Riccardo Fraccaro, deputato del Movimento 5 Stelle, chiese ma perché non si può fare? Perché la legge non ce lo permette. E allora lui disse ma la legge la facciamo noi, la possiamo sempre cambiare. Come avete cambiato l'età pensionabile, come avete istituito Equitalia e quindi avete violato i diritti dei cittadini, come avete fatto leggi vergognose sulla sanità pubblica che di fatto l'hanno fatta diventare già tutta privata, facciamo una legge che ci consente di fare quello che oggi non è consentito. E così in una notte d'aula, durante eravamo prossimi alle vacanze di Natale del 2014, cioè quindi al primo gennaio 2014, Riccardo Fraccaro scrive questo emendamento che dice: dato il periodo di crisi delle casse pubbliche, ve lo recito non pedissequamente, si istituisce una regola per la quale tutti gli enti pubblici italiani che versano in condizioni di difficoltà possono recedere da contratti particolarmente onerosi senza bisogno di rispettare la clausola in questione. Tre righe di roba, anche un po' contorte, erano anche più semplici di come ve le ho recitate, sono passati 3 anni. Viene approvata perché nessuno si era accorto della portata di questo provvedimento. Il giorno dopo saltano gli affitti d'oro che andavano avanti dal 1998 e oggi la Camera non paga più 30 euro. La cosa più interessante, è quello che è successo dopo, che quel imprenditore è andato ai giornali a raccontare una cosa molto interessante. Diceva sì, io ho preso 30 milioni di euro all'anno, ma da me venivano tutti per le campagne elettorali, da me venivano tutti a farsi assumere gli amici degli amici. C'è un'intervista di questo Scarpellini al Fatto Quotidiano in cui spiega questa cosa qui. Quindi ha anche un valore importante quando riesci a fargli saltare gli affari, che quelli che erano i soci d'affari della politica poi dopo cantano e ti raccontano delle cose che sono molto interessanti e che ti spiegano sempre di più come funziona sempre allo stesso modo il meccanismo che ha ammazzato le casse pubbliche italiane, che ci fa capire che il debito, quando ci dicono il debito pubblico, il debito della sanità, il debito sono loro, il debito è un appalto senza gara, il debito è una gara gonfiata perché si dovevano prendere la tangente e la bustarella, il debito è quando si gonfiano gli stipendi o le auto blu o tutti i voli di Stato che si prendono e costano 4.000, 7.000 euro all'ora. Quello è il debito per riuscire a sopravvivere o a vivere comodamente come classe politica o come classe della pubblica amministrazione di questo paese o dell'imprenditoria corrotta. Allora, quando io vi dico che con 3 righe facciamo saltare 30 milioni di euro, vi sto dicendo che con le stesse 3 righe si possono far saltare 10 miliardi di euro di enti inutili in Italia. 10 miliardi di euro di enti inutili. Sono una spesa certificata che noi abbiamo ogni anno, e lo sapete quanto costa abolire la legge Fornero in Italia, per esempio? 10 miliardi di euro. Stiamo parlando degli stessi costi degli enti, come stiamo parlando di tante altre spese che potremo affrontare qui, ma non mi dilungo, che hanno sempre paesi in Europa per livelli di corruzione. Nonostante tutti i guai che ci affliggono, nonostante tutti i problemi che abbiamo, siamo l'ottava forza economica mondiale, la seconda manifatturiera d'Europa, nonostante la pressione fiscale al 50%, ci sono persone di buona volontà ogni giorno che si alzano, vanno a lavorare o vanno a cercare lavoro, ma che in ogni caso contribuiscono a mandare avanti un paese che probabilmente questa buona volontà e questo spirito di dedizione non lo meriterebbe solo per la classe politica che si ritrova o per le scelte che ha fatto in passato anche per le cittadinanze e per le cittadinanze. Thank you.
ed è a quelle persone che penso quando penso alle prossime comunali, quando penso alle prossime elezioni politiche. Ce ne sono ovunque, ce ne sono nei ministeri, ce ne sono nei comuni, ce ne sono nelle regioni, e noi le andremo a cercare e con quelle governeremo l'Italia per provare a farla uscire dal baratro. Io non dico che ci riusciremo al 100% in un solo mandato, sarei un illuso a dirvi una cosa del genere. Non vi abbiamo detto che cambiamo Roma al secondo giorno, cambiamo Napoli o Torino o Bologna al secondo giorno. Vi stiamo dicendo che cominciamo a invertire la rotta e a camminare verso una strada che è quella di basta sprechi, e abbiamo la credibilità per dirlo, perché i parlamentari, i consiglieri regionali, i consiglieri comunali e i sindaci del Movimento 5 Stelle in 3 anni hanno restituito 72 milioni di euro di stipendi. Abbiamo la credibilità per dirvi che non sprecheremo i vostri soldi e non sprecheremo i soldi dei cittadini. E quindi, partendo da qui, dalle persone di buona volontà, lascio la parola a tante altre persone di buona volontà che sono a questo tavolo, e poi dopo ci confrontiamo se ci saranno sulle domande. Grazie.